Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, venerdì 23 dicembre. Degli smartphone a scuola. Ah, va benissimo. Grazie. Ciao. Sono d'accordissimo con le ultime decisioni prese dal governo. I smartphone vanno nel cassetto del professore. Cioè, infatti, magari che li abbiano, però quando sono in classe. Certamente, quando sono in classe si sta con una certa contegno. L'ho preso anch'io, grazie. Fuori nelle classi. Levarlo subito. Deve scomparire. È deleterio. Non seguono la lezione, giocano col giochino, imbrogliano, via dicendo, via dalle classi. Allora è giusto che i smartphone siano eliminati, sia dai professori che dagli studenti, perché a scuola si va per imparare e per leggere, non per fare le puttanate che fanno i ragazzi. Certamente che non è facile, perché ormai questo smartphone è, come chiamiamoli, è entrato dentro nella società. Comunque la mia idea è... Senza traccia si chiama la complessa operazione di polizia a livello nazionale per tutelare la risorsa ittica, operazione che ha impegnato anche militari e motovedette della Guardia Costiera del Veneto, sotto il coordinamento del 9° Centro Regionale di Controllo Area Pesca del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Venezia. Come in tutti i periodi legati alle festività in cui la richiesta del prodotto ittico è maggiore, aumenta anche il rischio di elusione delle normative. Oltre all'eclatante carico di 840 kg di carpe e siluri accatastati senza rispetto delle norme igienico-sanitarie tra i sedili di un'autovettura con pure 3 uomini a bordo in provincia di Bergamo, sono state sequestrate oltre 5 tonnellate e mezzo di prodotti ittici congelati provenienti dal sud-est asiatico con termine minimo di conservazione superato, pronti per essere immessi sul mercato del nord Italia. La scoperta di questo stock ha portato al sequestro del prodotto e a una sanzione amministrativa di 2.000 euro. In provincia di Bolzano un controllo presso uno stabilimento all'ingrosso ha portato ad individuare prodotti ittici privi dell'etichettatura della tracciabilità e la mancanza dell'applicazione di alcune tra le norme HACCP. In questo contesto 7 sono stati i quintali di prodotti ittici sequestrati e 3.500 euro di sanzione amministrativa. Le ispezioni condotte a terra hanno riguardato esercizi di ristorazione, pescherie e supermercati in Veneto e nelle province lombarde di Bergamo e Brescia. Nel complesso, l'attività ispettiva, coordinata dal 9° Centro Controllo Area Pesca con più di 90 controlli effettuati, ha portato al sequestro di 8 tonnellate e mezzo di prodotto ittico e 25 sanzioni amministrative per circa 43.000 euro. Riapre l'Indiga sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato, dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. È attivo il nuovo bando di selezione per i volontari in servizio civile universale presso l'IPAB Danielato di Cavarzere. Il progetto si chiama Braccia d'Argento ed è rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni di età che vogliano provare una nuova esperienza nell'ambito del settore assistenza. I giovani saranno coinvolti nelle diverse attività che la struttura propone, sia di carattere animativo, educativo che relazionale, a favore degli anziani residenti. Il progetto avrà la durata di 12 mesi
mesi prevede un impegno da parte dei giovani per 25 ore settimanali per un compenso economico mensile di 444,30 euro. Il servizio civile è un importante banco di prova per i giovani che possono fare nuove esperienze di crescita umana e civile. Offre ai giovani la possibilità di conoscere il mondo degli anziani e al contempo dà opportunità di diventare cittadini attivi. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il sito, accedendo con lo SPID fino al 10 febbraio prossimo. Tutte le informazioni relative tra i commenti al video sul canale YouTube. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Da oggi, venerdì 23 dicembre, antivigilia di Natale, a Chioggia inizia una carrellata di eventi con il grande concerto di Natale dell'Orchestra Sinfonica e Coro Tullio Serafin, diretti dal maestro Renzo Banzato, con brani legati alla Natività. Il concerto si svolgerà in Duomo a partire dalle 21, con ingresso libero. L'animazione sarà dalle 15:30 in Riva Vena con il corteo di Natale, mentre inizia la rassegna sull'onda della tradizione dei racconti, che si terrà presso il Museo Civico e la Biblioteca Civica alternativamente, oggi al museo con il racconto Storie della Stella Cometa a partire dalle 16. Sui commenti al post il programma completo della rassegna. Si è tenuto ieri sera davanti a un pubblico numeroso e attento il concerto di Natale nella stupenda cornice offerta dalla Basilica di San Giacomo, dove si sono esibiti gli ex allievi della Scuola Media Silvo Pellico di Chioggia che hanno intrapreso una carriera accademica. Diretti dal maestro Filippo Maretto, si sono esibiti su musiche di Corelli, Vivaldi e Pachelbel. Allora, siamo alla Cama, più che la Cama qua ai Saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Daniele Stecco, ex assessore alle società partecipate e ora consigliere di minoranza, ricorda al sindaco Armelao che i progetti e finanziamenti non giungono da soli. Lo fa parlando della pavimentazione al mercato ittico che a breve sarà rifatta. Ciò grazie al progetto presentato a suo tempo in regione da parte della vecchia amministrazione, per il lavoro della quale, secondo Stecco, il sindaco dovrebbe portare maggior rispetto, in quanto preparatorio ai risultati odierni. Non sembra far piacere al consigliere l'etichettatura consigliere della domenica o politica del bla bla bla, e conclude affermando: bisogna saper seminare per poter raccogliere, e se io non avessi dato indicazione agli uffici comunali di presentare quel progetto alla regione al fine di finanziare i lavori nel piazzale, oggi questo intervento non ci sarebbe, ricordando anche che aveva presentato un progetto per le bitte più adatte all'ormeggio di quelle attuali ancora nel 2020, che sarebbe stato finanziato con fondi europei, e si augura che venga concretizzato al più presto.
avviati nei giorni scorsi dagli uffici regionali del Genio Civile di Venezia i lavori per la messa in sicurezza degli habitat dunali di Foce Tagliamento a Bibione in località Faro. Il progetto consiste nella prosecuzione verso monte della scogliera in massi naturali esistente fino a coprire interamente il sistema dunoso eroso al piede, un intervento che andrà a ripristinare artificialmente l'allineamento della sponda precedente agli ultimi eventi meteomarini avversi del 2021 e 2022. Al termine il piede della duna sarà ricomposto. Per l'intervento sono stati messi a disposizione 600.000 euro e oltre alla realizzazione della scogliera in massi naturali che avrà una lunghezza complessiva di 220 metri, sarà prevista anche una ricomposizione ambientale che si concretizzerà con il versamento di sabbia tra il limite della duna consolidata e la difesa radente, movimentando circa 3.000 metri cubi di sabbia. Sarà fatto anche un intervento per proteggere dal vento il piede delle dune ricostruite. Oltre alla messa in sicurezza dell'area verranno quindi tenute in debita considerazione gli aspetti naturalistici del territorio. I lavori, condizioni meteo imprevisti permettendo, dovranno completarsi entro la fine dell'inverno. Ieri mattina, nella sede della Compagnia Portuale di Marghera, la presenza di autorità civili e militari, quale il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio, l'ammiraglio Pelizzari della Capitaneria di Porto, l'eurodeputata onorevole Rosanna Conte, il sindaco di Venezia Brugnaro, il vice sindaco Tomaello, il consigliere regionale Dolfin, l'assessore Costalonga, il consigliere del comune di Venezia Brunello e altri rappresentanti istituzionali, oltre logicamente i veri protagonisti, i lavoratori portuali di Venezia, si è tenuto l'incontro tradizionale prenatalizio con scambio degli auguri. Menù tradizionale con panini, musetto, pasta e fagioli a partire dalle 7 del mattino, a coronare questo momento di incontro e a sottolineare l'importanza attuale del contesto cittadino di Venezia dell'attività portuale, la quale necessita di un'attenzione maggiore. Le sfide future che dovranno tornare a vedere Venezia al centro dell'interesse saranno dure. Si torna a parlare del protocollo fanghi, oltre che della nuova autorità della laguna, di croceristica, del piano morfologico, del MOSE e altro, il tutto focalizzando l'attenzione sulla salvaguardia e sulla sicurezza e ricordando le vittime tra i lavoratori portuali deceduti durante lo svolgimento del proprio servizio. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 23 dicembre, è la farmacia Cutulakis in Rivavena Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!